Giornata piovosa, siamo di nuovo in campo, City Report, la stazione di Piazzale Lodi, grazie a Paolo Rusconi, a Frank Diamond che ci accompagna. E dopo 11 mesi stiamo ritornando a prendere questa famosa linea del passante, dove vediamo esistono numerosi altri ingressi oltre a quelli ufficiali, tipo questo qui, guardate. Poi il nostro Paolo vi farà vedere dove si arriva da qui. C'è un bel sottopasso accogliente che li ospita, ma andiamo avanti e continuiamo. E come potete vedere siamo fuori dal consolato cinese, che è quello che abbiamo qua davanti, il consolato di Milano, e stiamo seguendo la strada che gli occupanti abusivi utilizzano per entrare qui nella stazione. Questo è il muro perimetrale interno, come vedete ci sono i segni del passaggio di queste persone che, seguendo questo muro, poi entrano e si sono ricavati una nicchia nel sottopasso per dormire anche qua dentro, la vedremo meglio dopo, e poi torneremo a parlare di quella casetta. Il tutto succede a qualche chilometro dal centro di Milano, nel municipio 4, in un'area che, secondo il nostro sindaco Beppe Sala, dovrebbe essere riqualificata entro il 2020. In che anno siamo? Mi sembra 2020, però abbiamo ancora, dai, 11 mesi, dai, andiamo avanti di 11 mesi. Noi siamo venuti 15 mesi fa, adesso ha 11 mesi anche Beppe per mettere a posto. Beppe, sistemiamo? Andiamo. Ed eccoci, continuiamo a seguire il perimetrale e guardate qui, troviamo un altro passaggio, sempre perché porta a questo famoso sottopasso, e questo sottopasso dove ci sono diverse persone che la notte dormono, il giorno dormono, di che cosa vivono non si sa, comunque sono qui in questa proprietà della stazione di Piazzale Lodi. Andiamo avanti. Insomma, che dire, più che una rete, veramente un buco unico in tutta la recinzione. Segno più che evidente che quelle murature che potete vedere già da qui, che sono state fatte e che l'altra volta non c'erano, non sono servite a nulla, perché l'aria, come sempre, non è sorvegliata da nessuno. Noi ve lo diciamo ogni volta. Le aree abbandonate, anche se vengono messe in sicurezza, ma non c'è una sicurezza attiva, c'è una persona che controlla, un allarme, una ronda, un controllore. Ritornano ad essere così, ma adesso vedrete che cosa c'è. Ed ecco quello che stavamo cercando, il tesoro appunto dei clandestini, di queste persone che vivono in questi posti abbandonati. Eccolo lì, un passaggio chiuso, ricorda un po' in grande le porte dell'Aller che vengono sfondate, perché c'è una lastra e anche quella, come vedete, è sfondata e si sta cominciando a pernottare anche lì dentro. Ma non è ancora tutto, già da qui chiedo al nostro operatore Paolo se riesce a fare una ripresa, si vede che c'è quella porta aperta, che adesso poi andremo a vedere. E quella è un altro alloggio per queste persone che attraversano tranquillamente i binari, fregandosene dei passeggeri, dei treni, eccetera, per andare a fare i loro porci comodi all'interno di quest'area che è abbandonata e non controllata.
Ed eccoci, questa qui è la passerella dove si aspetta appunto la metrotranvia leggera e il passante ferroviario, e questo è quello che si può vedere in questa stazione. Chiaramente dopo 11 mesi passati qualche cosina sicuramente è migliorata. Se vi ricordate, poi vedrete nei filmati magari qualche immagine che verrà messa dentro 11 mesi fa, qua c'erano addirittura proprio delle tende con la gente che dormiva dentro. Bello, abbiamo detto noi. Peccato che poi i cittadini ci hanno chiamato e ci hanno detto: signori, un pochettino qualcosa è stato fatto, ma guardate in che condizioni igieniche dobbiamo prendere appunto questi mezzi. E guardate, ditemelo voi, l'odore non ve lo possiamo trasmettere, ma state sicuri che è solo un piacere che vi facciamo. Questa è solo l'urina. Ed ecco, vi facciamo vedere in esclusiva, questi sono i gradini che vengono utilizzati per poi entrare dentro e per nottare in queste tende. Chiaramente sembrano meno visibili rispetto a come erano prima, ma ci sono, assieme a tutti i resti dei pranzi, delle cene che vengono chiaramente buttati fuori perché non ci sono i cassonetti. Una stazione non sarebbe predisposta per avere qui così tanta gente la notte a dormire. Ed eccoci, cari amici, lateralmente bottiglie di urina sui binari. Stiamo facendo il passaggio che viene utilizzato per entrare nella parte più remota della stazione, quella che non si dovrebbe utilizzare, quella che abbiamo già fatto vedere le scorse volte, che è causa di problemi perché c'è un sacco di bivaccanti, di persone un po' ambigue, pericolose alcune, che trovano dimora qui. Il passaggio è evidente, guardate qui. Ed eccoci arrivati nella splendida zona, guarda un bel gatto, non te lo sei perso. E cari amici, siamo ritornati in questa costruzione. Come vedete, rispetto all'ultima volta sono stati murati dei pezzi, ma guardate i pezzi del mattoni. Pentolini, acqua, del vestiario pulito. E adesso vi facciamo vedere cosa c'è dentro. Un pernotto e un magazzino.
Cari amici, come vedete dalle immagini, qui pernottano tranquillamente, fra l'altro tra un po' vi faremo vedere anche, oltre il kit da barba, che potete vedere qui con l'acqua levissima e l'esselunga schiuma, le lamette, che sicuramente sono uomini, c'è anche un sacco di birre, un tubo per un riscaldamento approssimativo che continua ad esistere qui, senza che nessuno abbia provato a levarlo. Tra l'altro qui c'è anche la sedia del pernottante con la sua roba sporca, si vede da lavare, è un po' più pulita di quell'altra che c'è in giro. Bene, ma stiamo proseguendo a farvi vedere quest'area che deve essere riqualificata. Guardate, alla faccia della Milano Green, della raccolta differenziata, è una discarica abusiva e come vedete le bottiglie presenti delle beveraggi non sono mica poche. Quindi dire che quest'area non è utilizzata mi sembra veramente una beffa. Tra l'altro guardate anche, adesso vi facciamo vedere più avanti, proprio a ridosso di tutta quella rete che vi abbiamo fatto vedere tagliata, altra immondizia. Oddio, le ipotesi qui sono due su questa immondizia, che ci sia anche qualche incivile che lancia direttamente la roba qua però, non lì in fondo perché sennò sarebbe un lanciatore di giavellotto. E c'è anche un materasso. Siamo all'interno della proprietà di Ferrovie dello Stato, siamo a 3-4 km dal centro di Milano, fermata metropolitana Lodi TBB, avete visto passare i treni del passante, infatti qui questi binari sono usati dal passante. Come potete vedere quella è Piazzale Lodi, l'Hotel Major, via Lisonzo, capolinea del 92 della circonvallazione, nota per altri motivi. In fondo lì quella torre bianca che potete vedere è il nuovo Palazzo di Prada, dove si fanno gli aperitivi chic all'ultimo piano. Qui troviamo invece un po' più a sinistra via Orobia e il consolato cinese. Vedete quella bandiera rossa lì non è una sezione del PD ma bensì lo vero stato popolare cinese. Ecco, quello è l'ufficio consolare cinese. Alle spalle ancora troviamo la nostra devozione, una chiesa bellissima che vi consiglio di andare a vedere perché non c'è solo degrado in questo quartiere. E andiamo avanti. Più si va avanti qui, cari amici e amiche, e più troviamo dei resti. Qui sembra quasi che ci sia stata fatta una festa. Ci sono bicchieri, bottiglie di qualsiasi tipo di liquore, ma è un numero veramente grande. E poi, come già inquadrato dal nostro amico Paolo Rusconi, c'è anche un non oltrepassare dei vigili del fuoco. Estintori, vediamo se questi sono buoni. Questi sono come quelli delle case popolari MM Haller, quando ci sono scarichi. Peggio ancora però vediamo la presenza di una bombola di GPL che stranamente, essendoci stati i vigili del fuoco, non è stata portata via, non so come mai. Vabbè, misteri, chiederemo. Ops, le rose hanno le spine comunque. E un'altra cosa preoccupante sono tutti questi rifiuti gettati proprio a ridosso dei binari, anche dentro i binari, bottiglie di urina, bottiglie di plastica, di vetro. E queste proseguono anche per tutta la strada ferrata che porta alla vera e propria pensilina, scusatemi che passo un attimino qui, che è quella, come potete vedere.
quella pensilina lì dove le persone aspettano pagando il biglietto di prendere il loro passante. Ma andiamo avanti, faremo l'ultima scoperta, dopodiché vi faremo un riassunto del tutto. E anche per questa volta i nostri Baldi e Prodi di City Report, Paolo Rusconi alla camera, Friend Diamond, che oggi avete visto poco ma perché l'abbiamo fatto lavorare molto, non fa solo il rapper, fa tantissime altre cose, poi ve le spiegherà meglio lui nelle sue pagine, andate a trovarlo. Siamo in uscita, possiamo dire di aver trovato anche questa volta quello che non vorremmo trovare e ci auguriamo che chi ci ascolta, chi fa girare questo nostro video alle autorità competenti, faccia opera di sensibilizzazione, perché è vero che è stato detto che nel 2020, e siamo nel 2020, questa stazione sarà riprogettata, ribonificata. Quello che però vediamo oggi sono capanne, sono senza tetto, gente che vive di espediente, che si fa la barba in mezzo alla strada e festeggia in mezzo ai binari del passante, cosa pericolosissima anche dal punto di vista della viabilità ferroviaria. E come vedete siamo dall'altra parte della stazioncina, che sono due binari, siamo sul lato destro stavolta. Vediamo un cartello che dice divieto di accesso, vigilanza armata e addirittura cinofila. Ma mi sa che qui se i cani ci sono passati può darsi anche che qualcuno se li ha mangiati, vedendo quello che c'è in giro. Guardate un po'. E cosa diciamo Paolo dei quadri elettrici qui in una stazione con addirittura, attenzione, 400 watt. Volt. Cosa dici Paolo? Dico che spero che sia staccato. Questo mi viene da dire. Ma pensavate che fosse finita qui? Vi ho detto che c'era la sorpresa finale, seguitemi. Ritroviamo il nostro amico Frank qui. E qui c'è un altro mega pernottamento. Siamo qui col consigliere Vidal del Municipio 4 di Fratelli d'Italia. Oggi siamo stati a visitare la stazione del passante ferroviario di Lodi, che è sita in Corso Lodi, Piazzale Lodi, una zona insomma non periferica della città di Milano. Abbiamo trovato un bel po' di situazioni che pensavamo scomparse 11 mesi fa, quando eravamo stati lì la precedente volta. Purtroppo, da quanto abbiamo visto oggi, la situazione non è migliorata, è sicuramente peggiorata. E la domanda che ti faccio è questa: sentiamo tante belle parole da parte del sindaco di Milano Beppe Sala sulla riqualificazione delle ferrovie, delle stazioni. Quello che abbiamo visto oggi non mi sembra che dimostri questo.
Guarda Tullio, in realtà è una situazione molto critica. Qui non siamo soltanto di fronte a un'emergenza per quanto riguarda la sicurezza fisica dei cittadini, la sicurezza in termini di criminalità, ma anche parliamo di sicurezza in termini sanitari. E Milano in generale, questa è un'icona che può raccontare il brutto, io mi auguro sia l'ultimo, il fondo in cui possiamo arrivare, perché peggio di questo mi auguro che non si possa arrivare. Basta guardare il centro di Milano, basta guardare Piazza Duomo, la galleria del Corso Vittorio Emanuele, tu vedi quanto abbandono c'è, quanta povertà c'è e quanta gente che vive in uno stato di disagio. Quindi l'amministrazione di sinistra, l'amministrazione del sindaco Sala gira dall'altra parte, costruisce cortine di fumo per ingannare i cittadini con dei palliativi, con la scusa della riqualificazione dei quartieri, con delle opere e degli interventi che non puntano a risolvere i problemi, ma a mascherare, a mettere la polvere sotto il tappeto. Ma andiamo a vedere cosa c'è sotto questo tappeto ed è proprio situazioni come questa. Cosa possiamo fare per dare e sensibilizzare per appunto il comune o le autorità per questa situazione? Tu come consigliere cosa puoi fare? Guarda, da consigliere posso dirti che io che sono e che vivo i quartieri di periferia e sono in mezzo alla gente, io penso che far conoscere e allargare questa diffusione di quello che succede veramente nelle nostre città è importante da una parte. Perché? Perché la politica si è dimostrata oggi che è inattiva, che non ha il sindaco, ha una gestione di una città che pare sia di un altro paese, di un'altra regione, ma non di Milano. Quindi a me mi viene veramente da tirarmi i capelli quando vedo e sento degli interventi populistici, no? Che non puntano a risolvere il problema, ma a coprirli. E quindi il cittadino si deve svegliare anche, perché è ora di finirla. E soprattutto io mi auguro che il cittadino non si faccia prendere ancora in giro da questa sinistra al prossimo appuntamento elettorale che avremo nel 2021, perché Milano ha bisogno di un cambio di passo forte, radicale e concreto. Va bene, ti ringrazio Vidal, vi ricordo Municipio 4 Fratelli d'Italia e aspettiamo di avere notizie, vediamo cosa succede. Grazie Tullio, io rimango a completa disposizione. Grazie, buona giornata. Grazie. Come sempre ritroviamo i carrelli della spesa, tutto il necessario. Si sono appena chiusi perché ci hanno visto arrivare, non c'è stata possibilità di poterci parlare. E se qualche casomai qualcuno di voi ha già visto la nostra puntata che abbiamo fatto quando ero occupato l'altro lato della stazione, questi sono quelli che sono andati via dall'altra parte della stazione, si sono solo trasferiti di circa 200 metri nello stesso complesso. Questa è la sorpresa, tra virgolette, brutta che facciamo all'amministrazione, che si vede che non ha proprio controllo delle sue proprietà. Comunque da qui vi salutiamo, oggi vi salutiamo direttamente dal degrado della stazione Nuovo, quello che non avevate ancora visto. E vi aspettiamo alla prossima. Mi raccomando, fate girare il video perché è importante che si sappiano queste cose e che si cerchi di sistemarla ancora prima, magari della fine del 2020 o chissà quando. Un saluto a tutti da Paolo Rusconi, Frank Diamond in attesa di nuovi ordini e da Tullio Trapasso. Alla prossima.